degli assessori, la voglia di farcela, di andare avanti, l'orgoglio da parte del governo centrale di rivendicare delle cose che sono state fatte che prima non c'erano, dei tecnici di continuare a produrre dei dati affidabili. Lo dico perché voglio dire una cosa ad Antonio. No, ad Antonio, agli amici di Cittadinanza Attiva, ce l'abbiamo fatta. Cioè, dopo 17 anni siamo qui intorno a un tavolo con un'unica consapevolezza, che quello della scuola, quello della sicurezza degli edifici scolastici è un tema di importanza prioritaria per il nostro paese. E questo quando abbiamo cominciato 17 anni fa non era scontato, anzi non era. Nessuno aveva questo tipo di consapevolezza, nessuno neanche dei cittadini, no? Noi spesso ci confrontavamo con dei cittadini e dicevano: beh, ma se la scuola non è mai crollata, perché deve crollare i genitori, no? Perché deve crollare ora? Perché le scuole crollano se non fai delle politiche di prevenzione, di manutenzione, di gestione della sicurezza, dei comportamenti, delle strutture, di tutto. Ok, quindi un messaggio positivo, Antonio, ce l'abbiamo fatta. Un messaggio ai tanti cittadini presenti qui, la maggior parte erano mamme, non è un caso. Stasera alle 6:30 qui in questa sala siete tutti invitati, presentiamo un libro che si chiama Romanzo Popolare, che parla del rapporto tra cittadini e Costituzione. E i primi istituti di partecipazione sono nati nelle scuole e sono nati grazie all'iniziativa di donne prevalentemente, di mamme preoccupate per, come dire, il futuro dei loro figli, ma anche il futuro del paese. C'è questa generatività innata nelle donne che costituisce un valore aggiunto. Venite se potete stasera. Però un invito vi faccio. Noi siamo un'organizzazione, ci autofinanziamo, non siamo un'istituzione, non abbiamo. Lavorate con noi, insieme a noi, non vi aspettate che noi possiamo risolvere i vostri problemi. Possiamo mettervi a disposizione un'esperienza che abbiamo, delle competenze che abbiamo acquisito, dei dati su cui abbiamo lavorato tantissimo. Adriana Bizzarri in questi anni ha veramente all'interno costruito un patrimonio enorme di dati con l'aiuto di tutte le persone che lavorano con lei, attraverso il lavoro dei volontari sul territorio, attraverso i mezzi che la legge ci mette a disposizione come l'accesso civico. Siccome voglio fare un invito ad ognuno, vado veloce, quindi ai cittadini che ci sono, se volete mettiamo insieme le forze, perché da soli non ce la possiamo fare, ma più siamo e più riusciamo ad ottenere dei risultati di miglioramento. Noi quello che possiamo mettere a disposizione è un'organizzazione che quindi ha una sua forza, diciamo, e voi tutta la voglia di risolvere i problemi concreti che trovate ogni giorno, ai tecnici come il dottor Accetta, che ormai è diventato un nostro partner, di continuare a lavorare sui dati attendibili, perché sono la base per fare degli interventi, altrimenti non c'è la possibilità di capire quali sono le priorità. Agli enti locali, è vero, non dovete essere lasciati soli, è vero però anche che non potete in questa fase limitarvi